mi pare che il lavoro che fu fatto dal COPASIR, all'inizio in un contesto che era ritenuto quasi eccentrico, grazie all'impegno del senatore Ramponi e all'azione convinta di grande parte dell'Aula, trovi oggi uno sviluppo estremamente costruttivo, estremamente positivo. Da quel rapporto vorrei partire, che è stato approvato dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il 7 luglio 2010, cioè 2 anni fa, e nel quale non soltanto si fa un'analisi della minaccia cibernetica e delle sue prospettive. All'epoca, sinceramente, la percezione era alle prime armi, se si può usare questo termine, ma anche si formulavano delle proposte che al senatore Ramponi e agli altri colleghi firmatari della prima mozione do atto ben volentieri di aver voluto recepire. L'attualità, Presidente, si è incaricata di dirci che quelle, pur in un certo senso lungimiranti indicazioni, sono state rapidamente superate, perché la velocità della trasformazione tecnologica e l'insediamento di vere e proprie strutture militari che sovrintendono alla cyber war, mentre in parallelo si diffondeva, e questo tema è affrontato efficacemente dalla seconda mozione, quella del collega Casson, una realtà nel mondo civile che tuttavia ha delle considerevoli implicazioni per la sicurezza delle persone, delle imprese e delle organizzazioni statuali, fa sì che le deliberazioni di oggi del Senato siano molto attuali, Presidente, e che allo stesso tempo ci dobbiamo proporre il problema di come tenerle aggiornate, perché velocemente diventeranno obsolete. Lo vediamo nel testo della mozione Ramponi, che redatta nel 2010, mi corregga il collega senatore, quindi ormai 2 anni fa, un anno e mezzo fa, preconizzava una serie di impegni in sede NATO che nel frattempo a tal punto si sono trasformati da far sì che il vertice della NATO di Chicago ha visto la problematica della cosiddetta smart defense, di un ripensamento della difesa, come centrale. Cioè, quello che era un tema, la cyber war, le minacce cibernetiche, messo nei codicilli, nelle postille, nei punti in appendice dei vertici internazionali, e che veniva trattato piuttosto dai tecnici, dai tecnologi e dai servizi di intelligence, è stato uno dei punti centrali del vertice di questi giorni della NATO. Certamente un vertice nel quale la NATO si è interrogata e dovrà continuare ad interrogarsi, come ricorda la collega Contini, profondamente sul proprio senso strategico. Perché se noi immaginiamo che i compiti fondamentali della NATO oggi siano quello di come uscire in modo non disordinato dall'Afghanistan e come fare i conti in un modo non distruttivo con i tagli ineluttabili dei bilanci della difesa, beh, ci rendiamo conto di quale sia la responsabilità dei parlamenti democratici per contribuire a dare alla fondamentale istituzione perno della sicurezza occidentale e perno della sicurezza globale delle missioni commisurate ai nuovi traguardi della sicurezza di tutti i nostri concittadini del globo e certamente degli italiani in primo luogo, se è vero che alla NATO noi dobbiamo, all'Alleanza Atlantica noi dobbiamo la gratitudine per avere rappresentato non solo un caposaldo, come talvolta si è detto, ideologico, ma una concreta infrastruttura di sicurezza necessaria per la libertà e il benessere del nostro Paese. E quindi il ripensamento dei compiti della NATO passa strettamente dai temi che sono affrontati
in queste mozioni, e nella prima in particolare, perché non c'è dubbio che oggi noi sappiamo che la guerra cibernetica è in corso, che ci sono stati maggiori operanti, che ci sono infrastrutture attrezzate, che ci sono stati sovrani i quali esercitano attacchi nei confronti di altri stati sovrani. Lo fanno in alcuni casi precisamente per testare le difese dell'altro stato sovrano e così acquisire degli elementi utili non per un grande videogame, ma per le condizioni fondamentali che possono scongiurare o far condurre una guerra guerreggiata. Quindi dobbiamo essere consapevoli dell'immensa rilevanza di ciò di cui stiamo parlando e di quanto sia importante investire il governo, che ha al suo vertice una persona di grande esperienza e competenza, il ministro, l'ammiraglio De Paola, perché questi temi fanno parte della nostra vita. Non dobbiamo tornare a occuparci dell'attacco che fu fatto all'Estonia o alla Georgia, stati sovrani, negli anni passati. Non dobbiamo renderci conto soltanto che quotidianamente ci sono degli stati che devolvono risorse importanti per organizzare una modalità offensiva della cyber war, ma sapere che proprio è solo la collaborazione internazionale e probabilmente un trattato internazionale che definisca le regole d'ingaggio con le quali affrontare questa dirompente trasformazione delle sfide per la sicurezza internazionale è indispensabile. L'Alleanza Atlantica aveva iniziato al tempo della prima mozione Ramponi nel vertice di Lisbona l'esame della protezione dello spazio cibernetico. Le proposte che Rasmussen, segretario generale NATO, ha presentato a Chicago ci fanno ben riflettere, perché rispondono a due esigenze: ottimizzare le risorse, c'è minore capacità di spesa, crisi del debito, e mettere al centro la sensibilità per le nuove minacce asimmetriche. Il cyberspazio è il luogo per eccellenza delle nuove minacce alla sicurezza, che come tali sono minacce asimmetriche. Sa il collega Ramponi che io non ho firmato in un primo momento il suo strumento per un motivo concreto, e cioè pensando che una parte del dispositivo di questo testo, che largamente condivido, non valutasse appieno la necessità di una cooperazione integrale e trasversale tra le amministrazioni dello Stato, che non può che fare riferimento alla Presidenza del Consiglio per la sua leadership, al DIS in primo luogo, perché non c'è dubbio che se sono cruciali le esigenze della difesa e le potenzialità e i compiti che ha la difesa, non meno significativi sono quelli che debbono avere tutti i ministri che siedono nel CISR, esteri, interni, appunto difesa, e politiche economia, e politiche dello sviluppo, attività produttive, tutti i soggetti i quali cioè hanno il compito di sovrintendere alla sicurezza della Repubblica. Ecco perché la nuova formulazione, Presidente, ci trova convinti, e io chiederei di aggiungere la mia firma, la nostra adesione al testo riformulato, che consideriamo pienamente soddisfacente ed adeguato alle esigenze che abbiamo qui soltanto tratteggiato. Concludo con una considerazione sulla mozione Casson, alla quale pure, se il collega è d'accordo, vorrei aggiungere la mia e la nostra firma, che sottolinea che lo spazio cibernetico, attraverso l'esaurimento progressivo degli indirizzi IP disponibili per accesso in rete, si sta trasformando. È chiaro che lo strumento del IP address non è uno strumento perfetto, la rete è per definizione intricata e vulnerabile, è un primo elemento per evitare che lo spazio cibernetico si trasformi in una specie di agorà distruttiva, dove possano prevalere la diffusione di
immagini private, denigrazione della reputazione personale e politica, incitazione all'odio razziale e religioso, e anche persino la somministrazione di istruzioni su come costruire ordigni artigianali. Dobbiamo evitare cioè che il più grande spazio di libertà che è stato conquistato, uno spazio per cui giustamente si è sottolineato non avrebbe potuto aver luogo la rivoluzione democratica in tanti paesi privi di democrazia e di libertà, si trasformi tuttavia con questo cavallo di Troia in circostanze gravemente destabilizzanti della stessa democrazia e della pacifica e civile convivenza, perché la rete è sempre più uno strumento politico, i suoi benefici sono immensi anche per l'economia, anche per la cattura e la liquidazione di dittatori nel mondo, ma i beni più preziosi per ciascun cittadino, la reputazione, la dignità, il diritto alla privacy, non debbono essere messi in pericolo dal feticcio dell'assoluto anonimato. L'anonimato assoluto non è un valore. Può essere uno strumento di libertà laddove ci sono delle dittature, deve essere uno strumento di responsabilità l'utilizzo della rete, creativa, libera, governata non da un grande fratello, ma da una democrazia sensibile alle problematiche dell'individuo, attenta anche alla tutela dell'individuo. Ecco perché, Presidente, concludo. Queste due mozioni sono strumenti entrambi importanti, uno alla scala della sicurezza, l'altro alla scala della libertà, e una tappa importante dei lavori del nostro Senato.